In molti mi state scrivendo, c'è troppa gente in giro, obiettivamente c'è più gente in giro e quello che ho fatto stamattina è convocare il capo della polizia locale alle 9, gli ho chiesto di fare più controlli, stessa richiesta ho fatto al prefetto, però mettiamoci d'accordo, non è che il gioco del momento è diventato guardie ladri, anche perché le guardie non sono sufficienti per controllare i comportamenti di 1.400.000 persone, per cui ognuno deve fare più che mai il proprio dovere. Ma in questo momento, se il vostro dovere è stare in casa, dovete stare in casa, molto semplicemente. Rimane poi il fatto che la grande responsabilità in questa crisi ovviamente sta in chi è dalla mia parte, e cioè la politica, e cioè il sistema scientifico, e comunicare in maniera corretta è estremamente importante. Ieri è stata una giornata infelice, c'è stata paventata l'idea di una riapertura il 13 aprile, poi forse il 1 maggio, poi forse il 16 maggio. Così non si fa, così non si fa. Si parla troppo, troppi miei colleghi, troppi protagonisti di questa crisi sono continuamente in TV, sono continuamente a rispondere a domande e guardate, per mia esperienza, a volte le domande sono domande anche un po' tranello e uno ci casca, soprattutto se non è abituato a rispondere alle domande. E poi parte la giustificazione, non mi avete compreso. Ecco, è il momento più dei fatti che non delle parole. Poche parole, ma le parole giuste.